Grazie a risorse regionali che si sommano a quelle statali, in Friuli Venezia Giulia le persone impossibilitate a sottoporsi alla vaccinazione per il Covid-19 per comprovati motivi di salute potranno effettuare gratuitamente il tampone rapido antigenico in farmacia. Ad annunciarlo il governatore della regione Massimiliano Fedriga con il vice con delega alla salute Riccardo Riccardi, dopo l'invio di una nota in materia da parte della Direzione Salute della Regione alle aziende sanitarie, agli IRCS e alle associazioni di categoria dei farmacisti, evidenziando che si tratta di una misura di equità nei confronti delle persone che per motivi sanitari confermati da un certificato medico non possono vaccinarsi, di conseguenza con l'introduzione del Green Pass avrebbero rischiato di essere penalizzate. Abbiamo condiviso col Presidente della Regione la declinazione relativa alla norma approvata in Consiglio regionale con il Presidente Fedriga, la misura che prevede per i residenti in Friuli Venezia Giulia da 12 a 18 anni, con l'abbattimento del protocollo statale, il tampone costa 8 euro, noi faremo un abbattimento di ulteriori 3 euro con fondi regionali, quindi si pagheranno 5 euro e in più renderemo esenti tutte le persone residenti in Friuli Venezia Giulia che con certificazione medica proveranno la loro condizione di non potersi vaccinare. E in questo senso per queste persone come cambierà? Cosa dovranno fare? Qual sarà la procedura? Perché oggi non possono neanche richiedere il Green Pass. Semplicemente la certificazione medica consente questo tipo di risposta. Quindi sulla certificazione medica uno non si può vaccinare, ci sono le patologie ammesse e quindi è totalmente esente. Fare il tampone perché non è previsto. No, se vogliono fare il tampone, fanno il tampone. Se hanno esigenze di farlo, lo fanno. Il tampone è una prestazione medica, dobbiamo anche stare attenti a non fare delle cose che non servono. Ma nel momento in cui dovessero accedere a determinate situazioni particolari e avessero bisogno del tampone, visto che i limiti di accessibilità potrebbero in qualche modo escluderli, avrebbero a disposizione la gratuità del tampone. Fedriga e Riccardi hanno rimarcato anche che in questa fase è importante la prosecuzione della campagna vaccinale, che deve ancora fare uno scatto importante in vista di appuntamenti importanti come la riapertura delle scuole. In regione si è sottoposto al vaccino circa il 65% della popolazione contro il 70% nazionale.